Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, immagino che sia stata una settimana positiva anche per il lavoro, visto che le vittorie, specie quelle nette come è successo a Cittadella, portano entusiasmo. Credo che la squadra abbia avuto questo in settimana. Sì, chiaramente è quello che si ricerca, cercare di ottenere il massimo per poi poter lavorare con più serenità, con un certo tipo di allegria e cercare di poi con entusiasmo preparare le partite successive. Per quanto riguarda la partita, sì, il risultato è stato rotondo, però non dimentichiamoci che abbiamo soprattutto all'inizio sofferto, tra virgolette, il fatto di non poter esprimerci come vogliamo nel momento che abbiamo la palla noi tra i piedi. Va dato merito anche all'avversario, però con questo voglio dire che non dobbiamo pensare che cullarci sulla vittoria, perché dobbiamo ancora crescere, lavorare tanto e aggiustare un po' questi approcci alla gara e cercando di soffrire meno l'aggressività degli avversari, perché sia Sassuolo sia Cittadella nei primi 20 minuti non abbiamo fatto quello che avevamo programmato. Però c'è da dire che la cosa che mi fa contento è la solidità, la compattezza che stiamo avendo dietro. Abbiamo sì creato poco, però concesso quasi niente al Cittadella, e poi nel secondo abbiamo fatto una prestazione importante e penso che alla fine la vittoria è stata meritata. Credo che l'hai già detto, uno degli aspetti più importanti di questo inizio campionato è che la squadra, diciamo, sta rispondendo bene a quello che tu magari vorresti che facesse, anche se magari non lo fa per tutti i 90 minuti. No, noi stiamo cercando di lavorare e migliorare su alcuni aspetti dove in precampionato, in ritiro, nelle amichevoli sono venuti meno. In questo momento i ragazzi stanno rispondendo molto bene. Dovevamo crescere dal punto di vista difensivo, lo stiamo facendo, ci stiamo comportando bene, sappiamo anche soffrire, ci sacrifichiamo bene quando c'è da ripiegare tutti dentro la nostra metà campo, lo stiamo facendo bene, e penso che questa debba essere la base di una squadra che quando c'è da soffrire soffre tutte insieme. Quando poi si riesce a entrare dentro la loro metà campo degli avversari, cercare di essere letali, subito far male alla prima occasione, e noi in questo momento, nella prima di campionato, abbiamo fatto tutto questo. Mi auguro che sia un punto di partenza per noi, perché da queste prestazioni bisogna solo ed esclusivamente trarre spunti positivi, crescere dal punto di vista mentale e riproporre questa fame che abbiamo fatto vedere a Cittadella. Tutto qua. Mancano due allenamenti, diciamo, alla gara, però dal punto di vista fisico come sta la squadra? No, stiamo bene, stiamo crescendo, problemi particolari non ne abbiamo, siamo rimasti con quelli della settimana scorsa e questo ci rende molto ma molto fiduciosi. Siamo felici di avere sempre tutti a disposizione, perché lavorare con il gruppo intero è normale che ci sono solo ed esclusivamente dei vantaggi, e da questo punto di vista siamo felicissimi. Speriamo di continuare a crescere sotto l'aspetto fisico, ma anche gente un po' in ritardo ha risposto bene, ha tenuto botta fino alla fine della partita, quindi su questo aspetto qua siamo molto molto fiduciosi e contenti. Adesso c'è Crotone, che è comunque un avversario che magari lo scorso anno ha tribolato un po' nel girone d'andata, però poi in quello di ritorno ha risposto molto bene. Che cosa ti aspetti da loro? Insomma, ti aspetti che vengano qua carichi, determinati a vincere, o insomma che avversario ti aspetti? Ma un avversario che, come hai detto bene te, lo scorso anno nel girone di ritorno ha fatto un campionato notevole, ha ottenuto tanti punti, ha espresso un ottimo calcio, e penso che in Coppa contro la Samp, nella prima di campionato,
abbia fatto vedere grandi cose. Abbiamo visto un po' la partita in Coppa Italia contro una squadra di categoria superiore e penso che il Crotone si sia comportato in maniera egregia. Nella prima di campionato ha pareggiato, era un derby, una partita particolare, però è una squadra molto temibile, attua questo 3-5-2 molto offensivo con questi quinti che vanno sempre a chiudere l'azione da una parte all'altra, sono molto offensivi quando hanno la palla, quindi molta attenzione da questo punto di vista, però chiaramente sapendo che nel momento della nostra riconquista possiamo far male, possiamo sfruttare tutte le nostre qualità e cercare di far bella figura nella prima gara di campionato davanti ai nostri tifosi. Ci teniamo tantissimo a ben figurare e a confermarci, perché la vittoria di Cittadella va valorizzata e va cercata di dare continuità per quanto riguarda un risultato positivo. A proposito di Cittadella, è venuto magari tanto spontaneo, insomma, sottolineare l'alternanza tra lei e Nicolini in panchina sulle palle inattive. È una cosa che avete preparato, che facevate sempre, oppure era un po' per smorzare la tensione in quel momento? No, è un qualcosa per cercare di essere tutti coinvolti, perché faccio la battuta al mio staff, non è che tutte le responsabilità devono essere del mister, allora dividiamoci un po' i compiti e cerchiamo di lavorare tutti insieme. Però battuta a parte, lì in quella situazione spesso sono i collaboratori a richiamare un po' le posizioni, le marcature, in base a se all'avversario intuiamo se sta per preparare qualche situazione su palla inattiva particolare e cercare di far tenere sveglia l'attenzione ai ragazzi. Tutto qua. Grazie. Com'è nata, mister, la decisione di mettere in campo subito Calavino e poi di tenercelo per tutta la partita? Insomma, c'è stato un colloquio tra di voi, l'hai visto in un certo modo, hai capito che era il momento di responsabilizzarlo, tra virgolette? Ma strategia diversa rispetto alle partite precedenti, abbiamo pensato di farlo partire dall'inizio e valutare bene la sua tenuta. Non pensavamo di poterlo avere per tutti i 90 minuti e devo dire la verità, a un certo punto al 70esimo penso gli ho chiesto le sue condizioni, mi ha risposto che voleva rimanere in campo, che stava bene, che si sentiva al 100%, e questo è veramente stato un qualcosa di inaspettato, perché non pensavamo, e come ho detto sempre, recuperarlo per noi è il nostro obiettivo. Prima della gara ho avuto un colloquio con lui, gli ho chiesto come si sentiva, perché non è un problema fisico per quanto riguarda l'aspetto della tenuta, l'aspetto aerobico, è un problema articolare. Lui ha questa infiammazione al ginocchio, aveva, mi auguro che si sia risolta, mi ha detto che stava al 100% e quindi abbiamo deciso di farlo partire e vedere che minutaggio potesse avere. Ha fatto 90 e passa minuti e per noi questo è importante. Si parla già del dualismo tra Krapikas e Scuffetta, è qualcosa di cui ha parlato anche il direttore, insomma, come scelta precisa di mercato di metterli in competizione. Sei soddisfatto della prestazione di Krapikas a Cittadella e insomma, questa cosa ti mette in difficoltà oppure te lo godi, insomma, questo duello tra compagni? No, ma questo riguarda anche l'arrivo di Ferrer. Sono due ragazzi che sono arrivati da poco. Rispetto a dei compagni che era già da più tempo al lavoro e chiaramente dobbiamo dar tempo a loro di ambientarsi bene, di conoscere il gruppo, di conoscere le direttive dell'allenatore. Come ho detto prima, va a far coppia parlo di Scuffè, con un ragazzo molto promettente, un ragazzo di grande qualità,
e in questo momento ho preferito partire lui per questi motivi qua. Ripeto, la cosa riguarda anche Ferrer, anche lui un ragazzo di estrema qualità, un ragazzo giovane che è da poco con noi e che va dato tempo per mettersi in mostra. Le qualità non le scopro adesso io, sono due ragazzi su cui puntiamo tanto e ci sarà spazio chiaramente per tutti sicuramente. Ultima domanda su Delano, invece non l'abbiamo ancora visto, chiaramente hai però è una buona scelta sugli esterni d'attacco, chiaramente non possono giocare tutti, insomma cosa ci dici di questo ragazzo che è anche un po' atteso, no, dalla piazza, c'è curiosità di vederlo all'Opera? Beh, non è vero che ancora non è stato utilizzato, perché noi abbiamo fatto 3 gare ufficiali, 2 di Coppa e 1 di campionato. E Delano è entrato verso la fine del primo tempo con la Pro Patria, ha fatto anche gol, è partito dall'inizio col Sassuolo e sabato si è deciso di partire in maniera diversa, è stata una strategia ben chiara e in questo momento si stanno allenando tutti bene, di partita in partita, dipende anche dalle qualità e delle caratteristiche dell'avversario. Pensiamo di fare determinate scelte, si spera sempre di essere quelle le scelte giuste. Delano è un calciatore, come ho sempre detto, che ha una qualità straordinaria, un uno contro uno di assoluto valore, ha una fisicità importante, però non dimentichiamoci che come altri della nostra rosa è al primo anno lontano dal proprio paese, lontano da casa. E l'ambientamento credo che sia un qualcosa di importante e fondamentale, però siamo contenti di averli con noi perché sono giovani, sono di qualità e siamo convinti che dal momento che iniziano a venire fuori penso che possano veramente esplodere e noi non siamo qui, siamo qui che attendiamo la loro maturazione, perché hanno qualità e sono convinto che verranno fuori. Buongiorno mister. Buongiorno. Finisce finalmente anche il mercato con la partita di domani, di sabato, poi ci sarà questa sosta. Ha influito in qualche modo voci, controvoci, chi parte, chi arriva? È contento così dal punto di vista di quello che il direttore ha messo a disposizione o si aspetta ancora qualche colpo? No, a noi l'ho detto. Noi al 90-95% rimarremo questi, ne ha parlato anche il direttore, se viene fuori un'opportunità che può arricchire questa rosa, che può far crescere in qualità questo organico, davanti potrebbe arrivare qualcosa, poi negli ultimi giorni se viene fuori qualche opportunità si vedrà, però la squadra è questa, l'ossatura è questa, saremo questi che affronteremo questo campionato e cercheremo di fare tutto il possibile, il massimo per cercare di dare continuità a quella prestazione che è stata quella di sabato. Poi in questi 4 giorni, come ho detto, vedremo quello che accadrà, però siamo questi e affronteremo con questi e saremo questi a cercare di onorare al massimo questo campionato. Ecco, parlavi di un giocatore offensivo, beh, quello credo che il direttore ci stia lavorando ormai da un po' di tempo e lo diamo per scontato che arrivi, però si è parlato anche di un terzino sinistro e di un centrocampista. Sono richieste che hai fatto tu oppure è per quel miglioramento o per avere qualche giocatore in più da fare una rosa ancora più forte? No, sinceramente no, io dico di quello che parla il mercato, poi magari non hai fatto richieste te, magari il mercato parla così senza no, poi ci sia una quello richiesta che precisa. Quello che ho detto prima è la situazione e aspettiamo e valutiamo qualcosa che può far crescere questa squadra in avanti e per il resto. Tu sei già contento così, diciamo. Per il resto, come ho detto prima, è questa la squadra che affronterà il campionato. E ripeto, se negli ultimi minuti può venire fuori
qualcosina di straordinario, non lo so, il direttore penso non se la faccia scappare, ma in questo momento è così la situazione. Ecco, a livello tattico hai detto affronteremo una squadra che fa il 3-5-2, diciamo che poi in settimana voi cercate di preparare sempre gli avversari, quindi ormai i moduli più o meno sono quelli, no? 3-5-2 o 4-3-3 come noi, può essere che qualcuno faccia anche 4-4-2, quindi diciamo che poi la squadra è già abituata ai vari sistemi di gioco, però magari rispetto all'avversario preparate qualcosa di specifico anche in questo caso. Ma è normale che in base allo schieramento degli avversari va preparato qualcosa di diverso. E il 3-5-2 o 5-3-2 l'abbiamo già affrontato, che è stato quello della Pro Patria, chiaramente categorie diverse, avversario di spessore diverso, però in base ai sistemi di gioco va preparato qualche accorgimento diverso rispetto a quello che può essere la gara precedente, ed è normale che l'abbiamo fatto rispetto a Cittadella. Affrontare una difesa a 3 non è come affrontare una difesa a 4, e affrontare una squadra che ti arriva con i due quinti a chiudere l'azione va preparata in un determinato modo, quindi abbiamo preparato qualche strategia per cercare di limitare loro e cercare di metterli in difficoltà nel momento del nostro possesso palla. Ultimissima domanda, te la faccio sulla prima giornata. Anche quest'anno probabilmente il campionato sarà molto equilibrato, abbiamo già visto il Pordenone che stravince col Frosinone, insomma tutti questi risultati che ci aspettiamo anche nelle prossime giornate, o comunque ti aspetti anche nelle prossime giornate. Ma questo è normale, come ho detto settimana scorsa, da allenatore questo è il primo anno di Serie B per me, ma da calciatore sono stato molti molti anni a frequentare questa categoria e ne ho visti di tutti i colori, e quindi campionato imprevedibile, campionato dove non bisogna mai abbassare la guardia perché può accadere di tutto. Penso che anche il nostro risultato così rotondo sia stato un po' per gli addetti ai lavori un po' una sorpresa, la sconfitta del Frosinone idem, quindi penso che ogni settimana, ogni momento di questo campionato possano esserci conferme, possono esserci sorprese. E per cercare di mantenere sempre un determinato standard, una determinata mentalità, bisogna lavorare forte durante la settimana. Io, come ho detto a fine partita, sì, gioisco della vittoria di Cittadella, ma chiaramente bisogna pensare subito a preparare l'avversario che si affronterà la partita dopo, perché campionato pieno di insidie, troppo pericoloso abbassare la guardia, adagiarsi. Quindi archiviare, gioire quel poco che c'è da gioire, ma pensare subito a correre forte, a spingere, a preparare bene tutto quello che c'è da preparare per affrontare al meglio l'avversario che ti toccherà il sabato dopo. Grazie.